spiagge, monti, cibo tipico, divertimento, città, costi. In questo video voglio fare un recap di ciò che abbiamo apprezzato e non apprezzato dell'Albania, in modo tale che possiate avere delle info in più se pensate di fare anche voi un viaggio in questo paese. E faremo anche la somma delle spese totali del viaggio. Ora vi porto con me nei nostri ultimi 2 giorni di viaggio, prima di affrontare la riconsegna al noleggio dell'auto sfasciata. Se non sapete di cosa sto parlando, mi riferisco alla disavventura raccontata negli scorsi episodi. Iniziamo. E ieri sera è stata una nottata un po' particolare e non troppo movida, forse è bassa stagione ormai, siamo già a settembre. La verità è che non ci sappiamo più fare, non siamo più come i giovani dove sono andati a fare Pandoria. Infatti, per quanto riguarda la vita notturna e il divertimento in Albania, molte persone del posto ci hanno consigliato come periodi luglio e agosto. Noi siamo andati a settembre e già era un po' più calma la situazione. Mure, Timon, mure, mure! Da Saranda siamo partiti in cerca di una bella spiaggia per fare il bagno, ed è come se l'abbiamo trovata. Eccoci qua, signori, siamo giunti a Imare, località di Imare. Abbiamo visto dalla strada panoramica un'acqua che faceva letteralmente paura da quanto era azzurra, quindi sono veramente aggasato e curioso, ho proprio bisogno di un bel bagno, anche dopo la serata deludente di ieri sera. Ah, finalmente l'acqua bella! Questa è l'acqua che cercavo in Albania. C'è poco da dire, le spiagge soprattutto nel sud dell'Albania sono molto valide. Se cercate il bel mare, qui lo trovate. La nostra avventura alla spese di mare è più breve del previsto, perché sembra stia arrivando un temporale, sono caduti 2 fulmini e non è proprio il massimo, quindi pensiamo di fuggire. Una sequenza di sfortune impressionanti questa vacanza, ma noi non perdiamo mai il morale. Stasera si torna a Tirana, vediamo un po' cosa inventarci e domani si va a riconsegnare l'auto, sarà un momento molto delicato perché partiranno dei soldini, probabilmente, spero di no, ma probabilmente sì. Quindi rimanete sintonizzati perché purtroppo non è ancora finita. Oh, lo fai? Certo. Caramello. Caramello. Thank you. Hey. No. Yeah. Oop. Hello. Hey. Heide, 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 heide. Yes. Hop. No. Hey! Ciao! Oh. Allo? No! Poi è veloce! È figata! È bellissimo, è velocissimo! Soddisfatto! Non è mio gusto! Margherita 700 lek! Sono per il contest, mangiamo italiano all'estero! Va fatto, è tassativo! È vero! Ci sta! Però appena... Frank ha visto che c'è il forno a legna per davvero qui! Quindi la pizza la fanno col forno a legna. Pizza Napoli, circa 10 euro qualcosa. L'odore c'è, è quello della pizzeria, dai, quella che trovate un po', una pizzeria di paese, mediocre, molto sottile, adesso ve la faccio vedere. La pizza in Albania devo prendere, ragazzi. È grassissima, mi piace un botto. Davvero? Ti giuro, è quel buono marcio, buonissimo. Meglio del previsto, però quando ci siamo alzati ci siamo sentiti crollare nello stomaco, pesantissima. Ma era molto grassa. Questo viaggio è un'odissea. I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, look at you now. And baby, cut yourself. Baby, cut yourself loose. Save all the things. No, l'FBI. No. Ci hanno trovato. Ci hanno trovato. Ci hanno trovato. Baby, cut yourself. Baby, cut yourself loose. Signori, abbiamo lavato la macchina. Ed è meglio del previsto perché, sinceramente, anche di fronte i vari parafanghi, di fianco, per quello che abbiamo affrontato, avrei immaginato almeno botte molto più grosse. Ce n'è una dietro sul posteriore a sinistra che è stata causata dal soccorritore che con la fune si è trainato e si è fatto andare a sbattere contro l'altra macchina che era ferma sul posto. Vediamo come giocarcela.
Però per il resto è meglio del previsto. Uno step ulteriore verso la chiusura di questa storia, che è stata veramente un'odissea, una condanna. Caro Jacopo, ti sto parlando dal futuro e ti assicuro che dopo un mese l'odissea ancora non è finita. Ma adesso ci arriviamo. Intanto si torna a Tirana per mangiare altro cibo tipico e scoprire la capitale albanese. Una zona un po' bruttina, diciamo, dove prendo l'appartamento. Non entra. Ditemi la verità, almeno uno di voi si è trovato nella propria vita più volte in questa situazione. Sono sul water e là c'è la carta igienica. Water, carta igienica, bisogna usare l'inventiva. La sera ci siamo inoltrati nella capitale per cercare un bel posticino dove mangiare. Tanto con Francesco Zini, cosa potremmo fare se non andare a mangiare nei ristoranti migliori? Dove ci porti? Magnata. Andiamo. Ristorante di Seren Ismet Sheu, che è un influencer, dicevi? Influencer albanese sul food, sui 300.000 e passa follower su Instagram. E che ne sa a pacchi? Speriamo. Superare. Sei contento? Sei carico più che altro? Aspettative? Wow! Se Manu sorride, il mio cuore batte. La cena è stata assolutamente ottima. A mio modesto parere, la cucina albanese ha dei sapori che apprezzo tanto. E in generale, come avete visto in questi 5 episodi, abbiamo sempre mangiato bene e provato di tutto. A volte forse un po' ripetitiva sui temi, ma di sicuro se venite qui in viaggio non mangerete male. Chiaramente se volete approfondire il tema di cucina vi consiglio di vedere i video dedicati sul canale di Francesco, che sicuramente ve ne parlerà in maniera più approfondita. Che fai l'eroe, che mangi in giro, poi questo pancino non tiene? Che succede? Che moglie! Guardatelo! Ah, quella sera ho ricevuto una notizia incredibile per una cosa che accadrà su questo canale tra qualche giorno. Quindi mi raccomando, iscrivetevi per non perderla, fidatevi. Ultima notte a Tirana. Buongiorno gente, il nostro ultimo appartamento è una sorpresa incredibile. Quanti soldi? 40 qualcosa? 45 euro in 4 per salotto, cucina, due bagni, due docce giganti, due camere doppie, balcone, incredibile. La zona non è bellissimissima, insomma, c'è un pochettino di degrado, anche il nostro palazzo non è un granché, ma una volta dentro cambia tutto. Si vede che effettivamente qualcuno ha avuto l'idea giusta di investire su appartamenti per turisti e effettivamente funziona. Ma in generale qui in Albania molti ho notato essere così, quindi si stanno entrando nel gioco degli appartamenti, degli affitti brevi. Quindi ci può stare. Secondo me c'è da lavorare, perché ancora l'Albania non sembra proprio pronta ad ospitare numerosi turisti, anche perché abbiamo visto le strade e altre cose che mancano, però è un inizio. Infatti, se devo proprio dire i lati negativi, purtroppo l'Albania è un pochino indietro rispetto all'Italia per quanto riguarda servizi e infrastrutture. E questo a volte può creare difficoltà. Niente di esagerato, ma è bene saperlo. Altra cosa, il popolo albanese si è sempre mostrato cordiale e super ospitale con noi. Ma quando si tratta del rapporto con i turisti, c'è una tendenza a cercare di approfittarsene economicamente. Infatti si cerca di spennare il più possibile il turista, che deve quindi stare sempre attento quando deve pagare per dei beni o servizi. E questa cosa per uno che in vacanza vuole rilassarsi non è proprio piacevole. A mio avviso servirebbe un po' più di lungimiranza, anche visto il boom del turismo che sta vivendo, visti i costi. Tirana, la capitale, è davvero carina, sia di notte che di giorno. Mi è piaciuta, peccato che ci siamo stati davvero poco, perché dovevamo andare a consegnare l'auto. E so che aspettate questo momento da ben 5 episodi. Ah, piccola parentesi, in Albania c'è questo dolce a base di latte chiamato trilece, che è veramente fotonico, l'abbiamo mangiato a ba' di latte, troppo buono. Signori, ci siamo, è il momento della verità. Marco, sei carico? Sono agitato. Andiamo a riportare l'auto. Sorriso italiano e sammarinese, gentilezza. E vediamo un po' di portarla a casa e soprattutto prendere l'aereo per tornare in patria. Ok, ve la riassumo in breve. Prima di partire abbiamo noleggiato un'auto tramite il sito Rental Cars, che ci ha fornito la macchina tramite il noleggio locale Carviz. Io però ho fatto l'assicurazione full, che copre fino a 10.000 euro. Quindi abbiamo riconsegnato l'auto e il tipo ha fatto il check dei danni.
Poi, da listino ci hanno calcolato la somma da pagare in loco. Quindi in totale abbiamo speso 2.490 euro di danni all'auto. Più, e questa cosa sarà molto importante, ricordatevela, abbiamo speso 650 euro di carro attrezzi e gomme nuove. Quindi il noleggio locale ci ha dato tutti i documenti da compilare e una volta arrivato a casa ho aperto il sinistro sul sito Rental Cars per ottenere il rimborso completo, essendo appunto ben sotto i 10.000 euro. Ad oggi, un mese esatto dopo il viaggio che mi state ascoltando, i soldi non li abbiamo ancora visti, perché Rental Cars ci fa le storie su quei 650 euro pagati per il soccorso stradale, prima dicendoci che avevamo chiamato noi il carro attrezzi e non il noleggio locale. Falso, noi abbiamo eseguito sempre e comunque tutte le indicazioni del noleggio locale. Poi ha iniziato a dirci che non abbiamo veramente pagato il carro attrezzi, insomma si stanno attaccando ad ogni cosa per non pagarci. Cercano ovviamente di tirarla per le lunghe sperando che noi abbandoniamo e gli lasciamo i soldi, ma noi abbiamo tutti i documenti in regola e soprattutto abbiamo filmato ogni cosa, quindi in qualche modo la risolviamo. Se volete sapere come finirà, e io ad oggi non lo so, vi aggiorno sul mio profilo Instagram. Ciao macchinina. Ciao. Ciao. Signore, si chiude qui questa serie di video albanesi. Speriamo che sia stato per voi un divertimento, un piacere guardarli. Io vi invito a iscrivervi sia qui che in tutti gli altri canali che lascerò al link in descrizione. Il prossimo viaggio sarà ancora più divertente e più disavventuroso. Scriveteci dove andare a distruggere macchine, rischiare la vita, eccetera, eccetera. Mauro, grazie per aver partecipato. Prima volta sul canale. Aprirò il canale. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura.